Allora, pochi minuti fa è stato chiesto quali sono gli interessi che porta avanti il governo. Rispondiamo noi, quelli delle banche. E adesso andiamo anche a dimostrarla questa cosa qua, perché noi, nel Movimento 5 Stelle, facciamo i compiti a casa, studiamo e abbiamo le risposte. Allora, innanzitutto questa si chiama manovrina, INA, come se fosse una cosa piccola, delicata, che non fa male. Allora, questa è una parte di un trittico che è la vera manovra finanziaria, che sostanzialmente viene da Bruxelles, che questo governo porterà avanti a Zerbino e la maggioranza voterà a Zerbino. Il primo passo era la legge di stabilità, poi c'è questa e poi ci sarà il 1188, il decreto su Banca Italia e IMU. Però bisogna guardarli tutti assieme. E allora portiamoci avanti sul lavoro e vediamo un attimo qual è il quadro complessivo che ne emerge. Come è già stato citato, nella legge di stabilità sono annidati almeno 20 miliardi di nuove tasse. Sono la clausola di salvaguardia, perché c'è scritto chiaramente che se Cottarelli, che è il commissario che dovrà fare i tagli, non riuscirà a formalizzarli o i ministeri non riusciranno a dargli seguito, verranno fatti tagli alle agevolazioni fiscali per 20 miliardi. Se io taglio le agevolazioni fiscali è come se ti mettessi delle nuove tasse, quindi sono 20 miliardi di nuove tasse. Ovviamente questo fa sempre parte di una strategia che è quella delle grandi e piccole marchette all'interno delle varie leggi che avete portato, perché bisogna dare un nome alle cose. E allora sono marchette che paga sempre il cittadino, quindi chiamiamolo il cittadino bancomat una volta per tutte. Cioè voi fate le spese, il cittadino si mette alla cassa e il bancomat lo mette sempre lui. È un bancomat che si ricarica sempre e del quale non bisogna mai preoccuparsi. Allora il cittadino bancomat dovrebbe essere informato, così come voi che andrete ad approvare queste cose qua, perché di certo noi non le approveremo. Allora il secondo tassello, ho detto, è la manovrina, il terzo tassello è Banca Italia. La famosa rivalutazione delle quote di Banca Italia e lo scorpo degli immobili di Banca Italia. Allora, per chi non lo sapesse, Banca Italia è una banca privata. Il 94,33% delle sue quote sono in mano a banche private. Il 31% ce l'ha Intesa San Paolo, 22% ce l'ha Unicredit, 6% ce l'ha Assicurazioni Generali, Cassa di Risparmio di Bologna 6%, l'INPS al 5%. Quindi lo Stato italiano è un azionista di stretta minoranza. Bene, perché parliamo di questo? Perché Banca Italia ha delle quote, il suo capitale è diviso in 300.000 quote che danno diritto a 535 diritti di voto. Queste quote hanno un valore attuale di 156.000 euro, è il valore di quando è stata costituita la banca. Adesso si sta parlando di rivalutare queste quote. Il problema della rivalutazione delle quote è che nel momento in cui tu le rivaluti, automaticamente le banche private che detengono queste quote hanno un'esplosione del capitale che hanno in mano. Bene, perché questo già di per sé non va bene? Non va bene perché la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Cosa fa questo istituto di diritto pubblico? Agisce in regime di monopolio, emette passività non sanabili a costo zero e questo permette di avere una gestione finanziaria libera da qualunque costrizione che il privato non ha. Quindi di fatto si genera un utile da questo signoraggio bancario che in parte va a incrementare le riserve della stessa Banca d'Italia. Chi stabilisce quanto va a riserva? Il Consiglio Superiore, che è nominato dalle stesse banche private che fanno parte del pacchetto di controllo. Allora, voi capite che siamo già di fronte a un conflitto di interessi nel momento in cui una banca che è di diritto pubblico, agisce per conto dello Stato, fa profitto a favore della collettività e il suo azionista è un azionista privato. Nel momento in cui si decide di portare queste quote, che secondo i calcoli dovrebbero oscillare di valore tra 1,3 e 1,7 miliardi a 5-7 miliardi, stiamo facendo un regalo di almeno 4,3 miliardi. La scusa qual è, se mi permettete di parlare e non fate troppo rumore? Se non vi interessa potete anche uscire. La scusa è che se noi rivalutiamo le quote in mano al privato, poi possiamo anche tassargliele, grazie al 15%. Il cittadino comune paga tasse per il 50% e questi solo al 15%. Ma c'è di più, questo fa parte del disegno che fa parte della legge sul risparmio del 2005. Cosa diceva questa legge? Diceva che le quote di Banca d'Italia dovevano passare in mano pubblica.
Allora, se noi prima di farle passare in mano pubblica le gonfiamo di valore da 1,7 a 5-7 miliardi, stiamo facendo un regalo a qualcuno, e poi ci accingiamo anche a ricomprargliele, quindi te le rivaluto e te le compro cash. Regaliamo 4,3 miliardi alle banche private. Se le dividiamo per le quote, scopriamo che Unicredit si becca 1,8 miliardi, Generali si beccano 200 milioni, Intesa San Paolo 900 milioni. Dopodiché c'è la questione degli immobili della Banca d'Italia, che sono magicamente stati conferiti ad un ramo d'azienda che però è una società di diritto privato, privata a tutti gli effetti. Si tratta di migliaia di immobili, 6.500 immobili non funzionali. Cosa sarà di questi immobili? Punto di domanda. Chi sono i proprietari di questi immobili? Sono le banche private al 94,33%. E visto che parlate sempre di lavoro, che ne è di tutti i dipendenti funzionalmente connessi, per esempio i portieri? Non si sa. Gente che non è figlia di nessuno, gente che avrà forse un mantenimento contrattuale per 3 anni, dopodiché saranno in mezzo a una strada. Per loro non c'è nessuna garanzia. Allora, tutte le volte che si parla di tagliare gli sprechi, si legge dare soldi alle banche. Il consiglio che si potrebbe dare al cittadino comune è di aprirsi una banca, perché ti tasso al 15% e ogni tanto ci scappa anche un regalo di fine anno, in questo caso 4,3 miliardi più la rivalutazione degli immobili. Allora, la domanda era: di chi facciamo gli interessi? Facciamo ancora una volta gli interessi delle banche private. Adesso voi lo sapete però, lo sapete in anticipo. Sapete cosa andrete a votare, starà a voi quando voterete capire se vale la pena di votare uno scempio di questo tipo, cioè regalare ancora soldi alle banche private. Grazie.